Sì, fammi dire che sono insomma felicissimo di questa nuova avventura. Ringrazio Vincenzo Agnese che ha pensato a me per guidare la squadra. Ripeto, sono felicissimo e ho tanto entusiasmo per questa nuova avventura. Speriamo insomma che le cose vanno bene, che devo dire che ho trovato una squadra di ragazzi per bene, di ragazzi attenti, di ragazzi che vogliono imparare, di ragazzi educati. Questo va anche a merito dell'allenatore che mi ha preceduto, oltre ai successi avuti. Io spero di portare al termine nel migliore dei modi questa stagione. E poi chissà se l'anno prossimo ci sono le basi per continuare. C'è naturalmente da lavorare, abbiamo aumentato gli allenamenti proprio perché vogliamo fare quanto più bene possibile. La cosa incoraggiante è che i ragazzi mi hanno dato tutta la disponibilità. Ripeto, ci sono le basi per far bene, speriamo le mie sensazioni sono positive, poi naturalmente è il campo che dirà sempre la verità. Permettimi insomma di salutare la vecchia squadra, diciamo così, 5 anni lì, li ho passati 5 anni bellissimi. Saluto tutti e spero e auguro a tutti di avere ancora tanti successi. Le impressioni sono molto positive. Ringrazio innanzitutto la società Phoenix che ha creduto in mister Gino Monaco e in me. E abbiamo trovato stasera, ma già lo sapevamo perché li conoscevo già da un po' di tempo, i ragazzi eccezionali che si sono messi subito a disposizione. Hanno tanta voglia di imparare e migliorarsi perché alla base di tutto io penso che l'umiltà è quello che ti aiuta nella vita a superare dei momenti, che in questo momento i ragazzi stanno subendo un momento difficile perché naturalmente il cambio di allenatore non è mai semplice per una squadra. Però si sono messi subito a disposizione e sono fiducioso che loro usciranno da questo momento insieme allo staff tecnico e ci toglieremo tantissime soddisfazioni.